Hola luciadores e sagaci seguaci di Scovolini, ben ritrovati dal vostro Silver e dal nostro Silverius, ma soprattutto, ormai lo sapete, dalla strapagnona Anneke e poi da un tizio che ce l'ha con noi. Allora, prima di entrare qui a, diciamo, Dragon Rage, abbiamo una cosina da dirvi, perché ho fatto roba, sono stato in posti, come sapete qualche missioncina la faccio off screen, ne ho sbloccate altre 3 o 4, ne fai una, ne sblocchi 3 o 4, questo è, diciamo, il virgulto di Skyrim. E però in queste missioni ne ho fatto una che mi dispiace non aver messo off screen. Allora, la prima che ho fatto è stata quella di Froki, quel cacciatore che avevamo trovato nei boschi mille video fa, che ci diceva di andare ad ammazzare gli spiriti, i guardiani e via dicendo. Sono rifinito in quello spazio dove avevamo trovato tutti quegli scheletri di mammut e via dicendo. Insomma, ho dovuto far fuori 7 spiriti di animali per ottenere appunto un compenso, un medaglione che, se l'avessi fatto probabilmente a suo tempo, sarebbe stato utile. Adesso no, un orpello che una volta fatto la trilogia dei Gaudurson non ha più senso d'essere, però vabbè, abbiamo completato anche quella. Nel contempo, mentre tornavo a Markarth con quella di fare un'altra missione, come sono entrato sono stato avvicinato da una guardia, da un tizio che doveva perlustrare una casa da cui provenivano strani rumori. Ecco, la missione si chiama La Casa degli Orrori, è probabilmente una delle missioni emotivamente che più mi aveva messo strizza quando lo feci 7 anni fa su PlayStation 3. È una missione di quelle daedriche che consente di ottenere un premio appunto di quelli daedrici, che è questa fantastica mazza, la mazza di Molag Bal, che infligge 31 punti di danno al vigore, 31 punti di danno alla magica e riempie una gemma dell'anima se il bersaglio muore entro 3 secondi. Voi capite che è una mazza che potete dire tranquillamente ammazza che mazza, peso però danno yeah. Quindi ok, ci libereremo della Soul's Blade, che fa più o meno lo stesso danno, poco più, e può riempire la gemma anche lei, pesando leggermente di più, però questo fa danni appunto al vigore, che può realmente essere molto utile. Detto ciò, mi dispiace appunto di non averla portata a schermo questa missione, perché era figosa, noiosa nella sua struttura, perché si tratta di attraversare una casa vuota, andare nei sotterranei e parlare praticamente con un, diciamo, con una trappola. Questa trappola ci dice di trovare un tizio imprigionato, bisogna andare in una grotta, liberarlo e poi farlo tornare lì, e mentre fa questo rito, perché era un seguace di Boezia, mentre fa questo rito dobbiamo massacrarlo per ottenere le gioie di Molag Bal, che ci darà appunto la sua grossa mazza, che detto così non è bello, però yeah. Allora, stavo dicendo, mentre smetto di parlare per un attimo, no ok, direi di fare prima questo, così già che siamo qui, poi ci occuperemo di Parturnax. Che gli dei ti assistano nelle tue... I miei uomini sono pronti. Perfetto. Le grandi catene sono oliate. Evviva. Attendiamo i tuoi ordini. Vai così. I miei uomini sanno cosa fare. Tu fa la tua parte. Perfetto. Sto mettendo la mia città nelle tue mani. Yeah! C'è dello sfanculio. Chiama Hodvig Dragosrich, quindi dobbiamo fare quell'urlo del drago che lo chiamerà. Andremo qui sulla terrazza, lo chiameremo e lo intrappoleremo. Fatto questo, accantoneremo Alduin per un secondo, perché, come detto, abbiamo molte cose da fare e non vorrei arrivare alla fine del gioco prima di averle fatte. Questo era il luogo che vi dicevo. Questa è una missione action, nel senso che sarà fattibile. Potremmo anche morire, se dovessimo morire per inadempienza, nel senso che non ce la facciamo a cavarcela, torneremo qui più tardi. Però livello 51, occhio e croce, dovremmo farcela, non dovrebbe essere un grosso problema. Allora, equipaggiamo questa. Aspetta. Tanto l'ho messa nel menu veloce. Carne di pietra, che si è rivelata molto utile, e direi che potrei mettere, però vabbè, sto facendo casino, ma va bene così. Mettiamo il flagello del drago, che in realtà non è che sia questa gran differenza a livello di spada, non è, boh, ci ho menato un paio di draghi, perché mentre facevo le missioni, quelle che vi dicevo degli spiriti e degli animali, ho menato 3-4 draghi, quindi yeah. E qui arriverà il corvazzo di Dark Souls, lo sappiamo come andrà a finire. Via! Vediamo se ha funzionato. Ricordiamoci che Anne è una bella stravagnona e che mena come un fabbro, quindi potrebbe tornarci utile anche lei. Ok, sta per arrivare.
sconfiggi e intrappola, quindi lo dobbiamo anche tirare a terra, giusto? Se non ricordo male. Cominciamo ad avere di nuovo troppa roba. Eccolo qua. Come ovvio che sia. Cosa hai cacato? Dai. Dobbiamo assolutamente tirarlo giù. Dai. Ok. Vediamo se riusciamo ad attirarcelo addosso con somma gioia. Ok. Vedo che gli facciamo poco o niente. Perfetto. Quindi è palese che questa non sia la tattica giusta. Allora, andiamo di pozioni un secondo, poi non preoccupatevi, ma agirò in maniera diversa, visto che so di non essere un funambolo, però le idee un filino chiare le ho. Il tuo doom non è alla mia. Ok. Aspetta un po', ma... ok. Se lo siamo catturato. Adesso a chi la racconti? Patatone. Sì. Ne hai passate tante per mettermi in questa umiliante situazione. Esatto! In Sip Alduin. Certamente vuoi sapere dove trovare Alduin. No, vero? In realtà mi volevo che mi consigliassi una buona pizzeria. Rinik Vaza. Una frase ad effetto. Alduin Bovul. Uno dei motivi per cui ho risposto alla tua chiamata è stato quello di mettere alla prova il tuo Tuhum in prima persona. Ah, quindi lo sapevate. Molti di noi hanno iniziato a mettere in discussione la guida di Alduin, chiedendosi se il suo Tuhum fosse davvero il più potente. Quindi a voi vi interessa chi ce l'ha più grosso? Tra noi, naturalmente. Muni Mihe. Nessuno era ancora pronto a opporsi apertamente a lui. Uslad Krosis. Molte scuse. Mi perdo in chiacchiere. Ne hai ben d'onde. Ho viaggiato fino a Sovngarde per recuperare le forze, divorando il Silesior. Le anime dei mortali defunti. E fino a lì ci eravamo arrivati, perché ci avevano già detto già dalle parti di Barba Grigia che sarebbe andata a finire così. La sua porta per Sovngarde si trova a Skuldafen, uno dei suoi antichi templi sulla cima delle montagne orientali. Mi sembra anche giusto così. Mindoran, Pahok, Midovei, Lavrantil. Non c'è bisogno che ti rammenti che tutto il potere che gli è rimasto si trova qui. Zuhulos, Tofan, Ilahan. Beh, lui era inattaccabile come drago, fra l'altro, non so se avete notato. Mi libererai. Servirti. No. Nitihid. Se e quando sconfiggerai Alduin, ci ripenserò. Krosis. Ok. C'è un dettaglio su Skuldafen che non ti ho menzionato. Magari svegliati. Solo questo. Possiedi il Tuhum di un Dova, ma senza averne anche le ali, non arriverai mai a Skuldafen. Aspetta! Lì in volo. Ma non in queste condizioni, imprigionato. Ok. Ok, non lo libereremo perché
lui sarà il vettore, ci porterà in questa sorta di chiamiamolo Valhalla, eh? È la cosa più simile al Valhalla, questo è una sorta di al di là celeste. Non potremo essere seguiti dalla nostra Anne, che se non ricordo male, e sarà una bella festicciola. Sì. Non farmi rimangiare la promessa che ho fatto al Dovahkiin. Vai tranquillo, tenetevelo lì buono per un momento, anche perché il tempo qua passa tutto in modo relativo, cioè noi potremmo lasciarlo lì per sempre finché non ci tornerà utile. Quindi cacchi suoi che se ne resterà lì per un bel puoch. Adesso vediamo un attimino se questo ha cambiato un attimino i fattori. Non credo che staranno tranquilli con un drago sul Comò. Infatti qua non c'è nessuno. Beh, questi mangiano proprio. Questi se ne battono la ciolla, che è una meraviglia. No, non voglio aspettare, non voglio far niente. Smettila! No, volevo semplicemente prima. Allora. Cosa andiamo a fare prima? Ah, ok, no, dobbiamo fare questa. Dobbiamo assolutamente fare questa. Visto che il dizionario l'abbiamo recuperato, è anche ora di portare a termine quella missione che mi sembra avesse un alcunché di figo anche a modo suo. Mi sembra che aprisse una porta dimensionale che avesse una bella ricompensa. Quindi andremo gioiosamente a pupparcela, perché giustamente non è che possiamo star qui a far pettinare gli orsi agli altri. Dobbiamo darci da fare un pochino anche noi. Prima però andiamo a trovare la nostra impavida signora Camilla, così abbandoniamo la spadicchia e facciamo un veloce recap. Allora, abbiamo la missione secondaria, principale, che a quanto ricordo io sta volgendo al termine. Abbiamo lasciato in sospesissimo quella della setta della gilda dei ladri. E vediamo sempre più case marchiate con i simboli appunto dei zingari. E quindi buona. Vogliamo andare a dare la caccia ai vampiri. Dobbiamo andare a vedere, insomma, roba. C'è una marea di roba da fare. Quindi direi che il drago resta lì per un pochino. Questa caca sempre la minchia. Posso avere qualche moneta per me? Cioè, voi non avete idea off screen quanti soldi gli ho già dato. Credo di essere andato già intorno a... Ti voglio bene. Buona, perché se gliene date di meno cacca la minchia, Riavere Vo è dico. Una splendida. Abbiamo guadagnato un po' di denaro. Ok, po' di tutto. Vediamo se possiamo vendere. Abbiamo recuperato i soldi. Io intanto continuo a comprare grimaldelli, anche se in realtà me ne servono sempre meno. Però intanto gli rimpingo anche un attimino il taschino. Questo l'ho provato, ragazzuoli. Vi posso dire che non è affatto male. Questa non è affatto male. Allora, direi che la Soul Blade la posso lasciare, la posso anche vendere tranquillamente. Tanto ne possiamo fare un'altra, perché là dove c'era il muro di Alduin abbiamo ancora un casino di spade, almeno 3-4 o qualcosa del genere. E qua vi faccio vedere. No, non ve lo faccio vedere perché in realtà me ne sono già liberato. Perfetto. Va bene, dai, sforiamo, ripuliamo le taschine. Perfetto. Va bene. Ciao. Io intanto vado in giro con Anne, che tu non farti domande mai. Mi raccomando, ti ho lasciato una scopa nel letto. Sai tu cosa farne. Niente, ragazzuoli, quindi trasliamo e andiamo velocemente laddove dobbiamo andare. Ed eccoci tornati ad Alftan. Vediamo se possiamo usare una scorciatroia. Vai. Mi sa che ho fatto il giro sbagliato, quello meno conveniente. Sì, no, anche perché siamo sempre con Anne che è al seguito. Sì, faccio attenzione, promesso. Non vorrei mai che... Ecco. Non vorrei mai che sul più bello mi si offendesse, non mi rivolgesse mai più la parola. Urca. Stavo facendo la figura del tegolino, che è un po' come quel personaggio che sta al centro del discorso lì della storia del pastore. Come ben sapete oramai, vabbè, è inutile anche che sto a riraccontarvela perché oramai la sapete a memoria. Però, ecco, avrei potuto fare una fine più infima. Il mio problema adesso è un altro. Non è che questa cosa... mi sta indicando la strada da prendere, ma quella più lunga, perché noi avevamo sbloccato le scorciatoie, però noi in realtà le avevamo sbloccate da qui. Quindi cos'è stato? Perché ho avuto un leggero scossone, un leggero danno fisico. Strano.
Infatti avete visto che è comparsa la barra dell'energia, ecco, io ho ricevuto appunto un leggero danno e ha vibrato il pad, ma non so perché, forse perché se stai sotto gli sgrondi, laddove l'acqua sgocciola e dove il mare è più blu, ti ritrovi brutte sorprese, che fra l'altro l'acqua che sgocciola ti verrebbe da chiederle: acqua, donde giungi? Donde giungi? Ma in realtà lo sappiamo perfettamente donde giungi. Scusa? Perché? Cioè, si sono ripristinati gli oggetti? Beh, in effetti anche la porta è chiusa di nuovo, eh. Scusate, non per sfiducia, ma... c'ho come un dubbio, no? Sento zampettare. E infatti... quindi... ah. C'è qual quadra che non mi cosa. Resisti, strapagnona, ti salviamo noi. Boh, resto pervaso dal dubbio, non ho ben chiaro il perché, però va bene, fa niente, non staremo a tediarci per questo. Allora, stavo dicendo, problema, qui abbiamo aperto la shortcut, ma che in realtà risulta chiusa. E la leva era dalla parte di là, stavolta non credo di sbagliare nel dire che la leva era dalla parte di là. Ci fa rifare tutto il giro. Ma perché? Cioè, alla fine mi conveniva di più usare una delle shortcut della superficie. Che paccata, ragazzi. Scomoda. Molto scomoda. Boh, vediamo, magari basta passare di qui. Non torno indietro perché obiettivamente... Eh no. Ce lo fa da rifare tutto per davvero. Credo ci siano da risconfiggere tutti. La possibilità sussiste, sebbene non abbia il minimo senso. Vabbè. Ah, intanto io ho potenziato lo scassinare perché le altre cose non avevo ancora il potere interessevole sufficiente per fare quello che io volevo da fare. Dai, tira manica, nanizzati. Carne di roccia qui, di pietra, ragazzi, è fantastica e si percepisce proprio la differenza in ambito di difesa non magica. L'attenuamento dei danni fisici è meraviglioso, veramente. Rende la vita molto più facile e gioiosa. Là. Quindi fammi vedere anche un'altra cosa, no? Perché sono pervaso dal dubbio. Dovermi rifare un dungeon è veramente... sì, sono richiusi anche tutti i cancelli. Ma che paccata, veramente. Io intanto lascio Anneke combattere perché dovrebbe cavarsela tranquillamente. Cioè, da un lato paccata, dall'altro figata perché ci si ripristinano un casino di tesori e qua ce n'erano di fighi. No, in realtà no. Come vedete non tutti i grimaldelli ripartono dalla stessa posizione, proprio perché, come vi dicevo, avendo potenziato scassinare, abbiamo i grimaldelli che partono vicini alla posizione quella di sblocco, quindi partiamo con un indizio. Anche qua avevamo trovato un martello figo. Non sono entusiasta della cosa, che perché va bene farci un dungeon, ok, tutto quello che vuoi, ma dovercelo rifare per forza. Ora non ricordo nemmeno quanto lunga fosse la cosa. Boh, vediamo. Là. Lì c'era la trappola di cui si scendeva. È che l'indicatore mi segna proprio di andare di qui, quindi... che poi fra l'altro di qua non mi ricordo neanche se ci eravamo passati, vabbè. No, di qua no, in realtà no, perché non c'è nessun passaggio. Non passare dove non v'è passaggio, mi raccomando, eh. Vabbè, cerchiamo di sveltire, anche perché più o meno sappiamo che tutti i coinquilini qua sono affrontabili in maniera accessibile.
Recuperiamo pozioni a gogo. Sì, sì, si è ripristinato proprio tutto. Boh, vabbè. Chissà per sé perché sono semplicemente uscito e rientrato dalla partita, non lo so. Che adesso non mi ricordo quali erano le porte da aprire, quelle da ignorare, quelle a cui bussare, quelle a cui smazzarti per testimoni di Geova. Là. Anche perché questa spada è figosa, molto figosa. Sarà il fattino suo. Vabbè, io ne approfitto. Poi quello che è, sarà. Anzi, facciamo una cosa fighissima, very very fighissima. Sì, ho dovuto rifarmi tutto il dungeon perché effettivamente mi segnalava solo questa destinazione. Vabbè, va riaperto tutto, si ridiscende sotto, si va da Tizio, Ciccio, Coso e via. Si torna nel Blackreach, si deve riattraversarlo. Però ragazzuoli, a sto giro vado spedito come un fischio. Senza se e senza ma, me ne frego anche del fatto che ci siano tutti Ganzo. Me ne frego anche del fatto che ci siano tutti i tesori palesemente e plausibilmente da recuperare. Mi toglierò solo lo sfizio del Nirn, perché sono abbastanza convinto che si è ripristinato tutto. Eppure il Nirn si è ripristinato. Aspetta un attimo, ho finito la carica dell'oggetto? No. Allora perché fa così poco danno a questo? Vabbè, fa niente. Mettiamo questa perché tanto abbiamo recuperato già quello che è il discorso delle anime. Abbiamo già riempito più o meno tutte le eccola. Grazie. Allora, stavo dicendo. Vado qui dove so che c'era il Nirn. Sì. Quindi questa può essere un'ottima scorciatoia per recuperare il Nirn Cremisi. Invece al Falmer gli facciamo poco. Bene. Anneghe. Non è che mi fa schifo se vieni a darmi da una mano, eh. Però aspetta, no. Flamberga, vai. Mi sembra che possa fare più danno. Soprattutto quando gliela pianti nella gola così. È scatafottio proprio. Là. Ok. Voi ringraziate il cielo che vi ho già quantomeno. Non male questa. Vabbè, prendiamo. Tanto adesso possiamo veramente trasportare l'universo e i suoi mirabili dintorni. Quindi, là. Stavo dicendo che posso usare questa piccola scorciatoia per recuperare un attimino di Nirn Cremisi. Non tanti perché non ce ne. Stava dormendo l'insettino, cioè l'abbiamo disturbato sul più bello. Ciao. E perché fondamentalmente se bisogna recuperarne una ventina, ragazzuoli, oserei dire che non me ne mancano poi così tanti. Quindi là. Andrei a recuperare quei 4-5 che ci sono qui attorno. E stop, dato che ce n'era comunque uno qui. Uno qua dietro, se riesco ad aggirare il fungo con un dribbling. Sturaro! Non va. Ok, perfetto. Anzi, fatemi controllare quanti cazzarola ne abbiamo. Sì. Vabbè, qua 4, perché giustamente ho svuotato il saccoccino. Vabbè, quindi stavamo dicendo, dovremmo esserci. Andrò dritto e sparato come un fischione, con ignoranza e noncuranza. Direi che non mi soffermerò a fare alcunché, anche perché qua già il mondo si ricorda della nostra, del nostro passaggio, che lo deduco da questo tizio morto di morte apparente, fra l'altro. Grazie, bello. Qui sento un rumore di Nirn. Intanto mi becco le frecce nella culacchia, con calma. No, non è qui. Ho visto uno scrigno. No, è una capanna. Ah, ok. E io insisto anche, Non mi vedono. Oh, carini e coccolosi. E vieni qua che adesso te la spiego io la storia del pastorello allegro.
tipo uno spin-off. Inutile che sto a spiegarvi come sempre tutto, perché tanto ci arrivate anche di vostro. Quella. Questo si era messo una gemma nella culacchia. Quanta bella roba, quanta bella roba, quanta bella roba. Te la lasciamo tutta. Io stavo dicendo che sentivo rumore di Nirn. Eccolo qua. Ah, la nostra bella Anneke, che qua tende a farsi un po' i cacchi suoi. Io direi, Anneke, di ire, di dare un attimino di precedenza al telarsela e al filarsela in allegria, perché più che altro, se no, non la finiamo più, dato che questo luogo l'abbiamo comunque già esplorato. Dobbiamo andare in quello sfintere. No, in realtà no, però già che ci siamo là. Ah, attenzione, una scorciatoia forse. No, non siamo nel luogo giusto. Non siamo assolutamente nel luogo giusto, ma ragazzi, se non sbaglio, questo luogo, muori. Grazie. Stavo dicendo, questo luogo mi ricorda cose belle, dove non tutto resta impunito. E morici. Vai, guarda che bello. La ciao. Saluto a tutti a casa, mi raccomando. E di che il Silver t'ha voluto bene un giorno. Allora, vabbè, niente che ci interessi. Ok. Stavo dicendo, la cripta silente mi sconfinfra dei ricordi. Io sono venuto per una cosa e alla fine finisco con farne tutt'altra. Ma ci va dannatamente bene così. Abbiamo perso Anneke per strada. Problema suo. Che è? Ah, grazie. Gradito tantissimo il pensiero. È una di quelle cose che, cioè, ci viene apposta alle volte. E stavo appunto dicendo che se questo è il luogo che ricordo, ragazzuoli, figata. E il nome Cripta Silente mi fa pensare che può darsi che ricordi anche giusto, Là. Te la racconto poi anche a te la storia del pastorello, con calma. Te stai lì buono, prendi le botte. Là. Ova di Charus, a tutto andare. Ah, sei tornata. È abbastanza indipendente, non è come gli altri. Non si perde proprio d'animo. Là. Guarda come te lo piazzo, all'incrocio dei pali, tac, sulla pappagorgia. E vi prego, ditemi chi sto ricordando giusto. Non vi svelo niente, ma non perché non mi voglia sbilanciare, assolutamente non è per quello che non vi sto dicendo nulla, ma perché ho la somma speranza nel mio cuore che sia il loco giusto dove andare a trovare quella roba bella in cui confido tanto. Vabbè, qua possiamo giustamente progredire. Salve il signor Falmer che mi sfreccia con sfreccianza indomita. Glielo dite voi poi ai suoi, che ha avuto un piccolo incidente. Allora, là. Perfetto. Il geode. Però non abbiamo il piccone, mannaggia la pupazza. Se no avremmo gemme nere a profusione. Vabbè che abbiamo gemme dell'anima praticamente infilate in ogni pertugino del nostro io. E il nostro io è colmo di pertugini. Che ne diciate? Io non so di preciso dove sto andando, cosa sto facendo. Sono solo pervaso da questo ricordo legato al nome del luogo, che mi fa sperare di aver memoria giusta. Vabbè, vi do un indizietto, così magari se sbaglio mi smentisco da solo. Ma l'indizietto è Nightingale. Anche se non ricordo se bisognasse proprio seguire una precisa strada. Ma credo che in tal caso
Lo scopriremo comunque a breve. Ah, salve. Là. Quando mi si scatena l'attacco critico così a sorpresa, faccio proprio big danni. Qua continuiamo a raccattare la stella. Vabbè, che tanto non ci possiamo liberare delle chiavi. Io le piglio tutte, che tanto. Stazione di pompaggio. Bei posti, bei nomi. La gente non si sbuca, dove vorremmo sbucare, ragazzuoli, da quello che ricordo. Però almeno stiamo vedendo posti nuovi. Troppo nuovi per il mio disorientamento. Te? Non dovevi venire qui. Perché no? Che t'ho fatto? Di preciso. Giovindone, che t'ho fatto? Cioè, rendetevi conto, Io non vorrei passare per il ruento. Senza che sono ancora tutto bello scordinato e via dicendo, non mi ci sto sbattendo più di tanto. Là non si vede una mazza, perfetto. Silver, c'hai lume di candela. Non solo, c'ho anche la fiaccola del mago lì. Cioè, ce n'ho piene le tasche di cose, di incantesimi gioiosi che potrei lanciare in poste, le mugne. Solo che non ho voglia di aprire il menu e cambiare incantesimo di continuo. È una piccola rottura di biglie. Allora. No, non volevo uscire al Black Ridge. Dobbiamo andare di là, torniamo indietro. Torniamo indietro. Ciao Anne, che bella strapagnona. Vieni nella stazione di pompaggio, che te la spiego io poi la storia. Voi fate sempre finta che io non sto dicendo niente. Ah. Cioè, stai cercando di dirmi che potrei aver preso la direzione giusta prendendo una via impervia a muzzo di papero? Stai cercando di dirmi ciò? Ma che poi cos'è che ho tralasciato di preciso per meritarmi questo? Tutto questo girovagare. No, qua ci eravamo stati, ma eravamo entrati da tutt'altra parte. Le mugne belle, le possino. Là. Non perdertici, che tanto, guarda, questi ci hanno meno da fare di me. Ci hanno veramente quella cosa che si dice buon tempo. Guarda, te gli arrivi proprio alle terga. Guarda, muorici e non ne parliamo mai più. Farò finta che non sia successo niente se muori. Sono una persona molto diplomatica. Sali dal vuoto, veleno persistente, bastone, delle punte di ghiaccio. Grande gioia. Ciao, ciccio. Abbiamo riempito il saccocino un'altra volta, con tutta la roba che raccattiamo in giro. Niente. Continuiamo a peregrinare. Qui c'erano le scale a destra. Vabbè, voi direte, Silver, ma che memoria. Vabbè, capirai, ci siamo passati di qui un video e mezzo fa. Capirai il grande sforzo immane. Tendo l'orecchio di Falmer. Infatti sono abbastanza un tipo tutto orecchi, non so se l'avete notato, pieno di orecchi di Falmer. E qui c'è, no, il gioioso luogo dove dobbiamo ruzzare la Anneke. Sapete che non ci voglio credere. Anneke, per cortesia, segui me, guardami, non è difficile. Vieni, brava, così, migliore del mondo. Sei veramente la donna migliore del mondo. Del mondo di Skyrim, logicamente. Ok, siamo tornati di nuovo qui. Qui trovavamo libri, pozioni. Sei ripristinato proprio tutto, eh. Ah no, quel baule no. Stronzo. Vabbè, ascoltate, non ho neanche più voglia. C'ho talmente tanti soldi, cose imposti, che qua non ho più voglia di prendere niente. Sai, quando dici ho già depredato tutti i tesori magnifici e opulenti dell'universo, eccetera, bastava entrare dall'altra parte, invece ci siamo fidati del Tom Tom che indicava quel giro e l'abbiamo presa nella secchianza con parvenza. E aspetta un momento,
me la contino giusta. Perché l'indicatore... l'indicatore non mi indica più nulla. Cioè... bello, cioè ho fatto il giro gratis. Questo mi stai dicendo. Non è che ci voglio credere proprio tanto, tanto, tanto. Ma che cavolo di senso ha sta cosa? Cioè, una missione che ti dice di tornare qua, un bug, logicamente. E magari adesso l'indicatore mi dice anche di tornare indietro. No, l'indicatore è libero e felice come una farfalla. E cosa mi indica? Dove cazzarola? No, scusa, eh. Aspetta un po', perché qua mi sa di puccia di secchio. Ecco, ho fatto anche il rumore della puccia di secchio. La santa di quella pazienza, ma... ah, scusa, eh. Una volta giungi. Ah, dovevo recuperarlo allora. Ah, avevo lasciato il pane nel tostapane praticamente. Tutto sto casino solo per... fanculio! Anneke! Per piacere, è stata una giornata difficile, eh. Dai, venga qua. Abbiamo catturato un drago e avevamo perso un cubo. Ma che vita, lenta. Sì, fondamentalmente lo so che vi state facendo delle domande. Silver, come cacchio hai fatto ad arrivare? Ho usato il magico potere del tagliacuci. Lo so, è una figata, visto che vi ho fatto perdere tanto tempo, ho detto ve lo faccio risparmiare. Scava, dammelo, presto. Prego. Straordinario! La struttura di sigillatura si connette nei minuscoli frattali. Sì. Quando il livello superiore fu costruito, non fu possibile piazzare nient'altro. La scatola contiene il cuore, l'essenza divina. Quindi ho dedicato la mia vita alle antiche pergamene. Ma è una cosa uguale. Sì, aspetta però. Dovremmo avere un'arma nuova allora. Questo lo abbandono perché mi sta sulle balle. Mazza di ferro dell'ostione, spada falmer affilata, che era quella cosa. No. Effimera, se paragonata alla mente onnisciente di una divinità. Sì. Quanto a lungo la canteranno? Non lo so, non lo voglio sapere. Devo andare a recuperare sangue di gnomo, di elfo, di barbagia. Santo Tegame. Avvicinati, gioisci della mia presenza. Una festa. Io sono Hermeus Mora, il guardiano di ciò che non si vede, colui che conosce l'inconoscibile. C'è il tuo bel da fare, ti ho osservato, mortale. Sì. Notevole. Grazie. E quindi? Il tuo continuo aiuto a Septimus lo rende sempre più inutile. Mi ha servito bene, ma il suo tempo sta per finire. Sì, ce ne siamo accorti. Una volta aperto quello scrigno infernale, non mi sarà più di alcuna utilità. Mm-hmm. Quando verrà quel momento, prenderai il suo posto come mio emissario. Cos'hai da dire? Garontolo! Ma certo, parla con me quando lo scrigno sarà aperto e tutto sarà...
sarà manifesto. Fa un po' schifo, eh. Ma torniamo indietro un secondo per recuperare il sangue di gnomo, di elfo e di tripudio di paperi. Non avevo bisogno di, una cannuccia da ciuccia fottegli l'anima, no, eh. E fra l'altro non mi dà indicazioni sulla mappa dove andare a trovare. Cosa strana. Allora, ho incontrato Septon Sinus e gli ho portato un dizionario onanico contenente le informazioni distillate da un'antica pergamena. Ora è convinto di poter aprire lo scrigno che sta studiando, creando un intruglio di sangue simile a quello dei nani. Se voglio aiutarlo devo procurarmi dei campioni di sangue. Elfo alto, elfo dei boschi, elfo scuro, Falmer e sangue d'orco. Quindi, giustamente la mappa non mi indica dove andare a trovare i vari tipi di sangue. Anche se ogni zona c'ha i suoi, del tipo qui da queste parti dove, ecco, ho sbloccato questi due luoghi, ci sono degli elfi e dovremmo venire avvicinati dagli elfi di proposito. Facciamo solo una prova. Allora, io sono tornato qua perché quando ho esplorato questa zona off screen solo per sbloccare dei punti di interesse, sono stato avvicinato da un'elfa che voleva farmi le gnappole. E siccome io le gnappole ci tengo, ho dato per scontato che qua fosse zona d'elfi. No, no, fermo, fermo, fermo. Fermo! Scusate, ma c'è sempre quella cosa del ammazza 200 conigli e robe simili che... Allora, innanzitutto c'era una cavernina qui a cui non ho dato troppa attenzione. E qua poco più avanti c'era un cavallo sbandonato e vicino a quel cavallo sono stato aggredito da Tergo con somma morbidezza. Eccolo là, il cavallino. Quindi se tanto mi dà tanto, vediamo se possiamo... Però no, non vedo invasori ultraterreni che con gioia cercano di farci le chiappole. E il cavallo però è di proprietà, non so di chi. Va, raccogliamo dei fiori di montagna, buonanotte al secchio. Niente, non ho lumi in tale direzione. La cosa più inquietevole è che, vabbè, sarà pratico procurarsi quelli di Falmer, ma il resto dovrei ricordarmi di ogni singolo abitante di ogni singola zona. Santa Pignata. Ah, ecco, c'era questa grotta interessantissima perché va verso la gola di Dayspring. E di là, qui dentro, c'è... Beh, chiaro, non è una caverna, è a cielo aperto, perlomeno la parte iniziale, non l'ho esplorata, ci sono solo entrato per sbloccare il luogo. Ma lui ci perseguita. Alcuni dicono che una volta sì. L'anima di Malito. Ciao. Va bene, ragazzuoli, direi che a sto punto mi arrangerò io, perché non c'è un luogo specifico. Vabbè, la radice di Nir normale la possiamo anche tranquillamente lasciare dov'è adesso, che non ci interessa più. Direi che in questo paesaggio bucolico, nonché transalpino, potremmo anche quasi iniziare a pensare di salutarci. Covi di briganti questi posti, pullano di briganti. E dovrò appunto fare off screen quelle cose di esplorazione per andare a procurarmi sangue di qualsiasi cosa, veramente. E sto già tracimando di gioia che voi non ce ne avete un'idea. Va bene. Ciao bella strapagnona. Ciao, ciao. Lucio Dores, il Silver e il Silverius vi ringraziano come sempre, vi invitano a condividere, spolliciare e fare tante altre belle cose. Noi ci vediamo alla prossima e vedremo cosa sarò riuscito a combinare. Ciao ciao!